Ma in tutto ciò, come sto mangiando in questa fase di definizione? I cosiddetti what I eat in a day. Cosa mangio in un giorno? Tradotto in italiano perché sennò si offendono. E adesso vediamo con il primo pasto. Colazione che attualmente è il mio pasto preferito. Questa è la mia colazione fissa da almeno 4-5 mesi, ovviamente però cambiando il quantitativo degli alimenti poi a seconda del periodo. Attualmente ho circa 40 grammi di carboidrati a colazione e quindi prendo 4 fette di questo pane integrale in busta. Sì, lo so che verrò attaccato, però poi ne parliamo. E metterlo nell'air fryer in modo tale da tostarlo leggermente. Con 3 uova intere, un vasetto di yogurt greco e ci metto circa 10-15 grammi di marmellata. Solitamente metto la marmellata Hero, però siccome è finito ho messo stesso questa. A colazione avrei fisso 300 grammi di fragole, però non le ho, quindi sposterò direttamente queste fragole al pre-nanna, quindi all'ultimo pasto. Ovviamente per aiutarmi un pochettino a saziarmi faccio 200 ml di latte di mandorla, questo che ha pochissime calorie, con un bel caffè lungo. A digiuno però, mentre preparo il tutto, nel frattempo prendo questi 3 integratori: bromelina, probiotici e natokinasi. Natokinasi è un integratore molto importante per la salute cardiovascolare. Se mi seguite già da un bel po' e avete visto anche l'ultimo Food Day of Eating, io a colazione prendo solitamente un miscuglio di acqua, glutamina, limone, aceto di mele e tante altre cose che vanno a migliorare la flora batterica intestinale. Oggi siccome mi sono svegliato tardi, ero un pochettino rincoglionito, non l'ho preso, però questo non significa che non lo prendo più. Cerco di prenderlo almeno tra 3 e 4 volte a settimana. Oggi l'ho saltato, domani sicuramente lo prenderò. E via con il primo pasto, dopodiché mi sono messo al lavoro e ho lavorato circa 2-3 orette piene, portandomi avanti un po' di lavoro in modo tale da cercare di finire prima stasera. Verso le ore 11-11 e un quarto più o meno vado ad allenarmi, alla fine abito molto vicino al capannone, quindi ci metto circa 5 minuti ad arrivarci. E oggi mi toccava un bellissimo allenamento di gambe. Purtroppo non posso portarmi al limite con le gambe, cioè in realtà potrei pure farlo, però per via dei problemi articolari che ho, se lo facessi probabilmente non riuscirei ad allenarmi bene per le prossime 2-3 settimane con le gambe, perché avrei molti dolori articolari. Quindi purtroppo a volte mi tocca fare degli allenamenti cosiddetti in buffer, quindi cercando di non portarmi al limite. Oggi ho fatto leg extension come primo esercizio, hack squat, poi un bellissimo pendulum squat, ho fatto un'altra pressa a 90 gradi, ho fatto gli affondi, poi di nuovo ho fatto la leg extension a una gamba, polpacci e ho chiuso con mezz'oretta di cardio. E andiamo a casa a fare il secondo pasto. Però vorrei un attimino prima contestualizzare a questo Food Day of Eating, perché puntualmente vengo sempre attaccato in ogni Food Day of Eating. Mamma mia che caldo. Prima di tutto non ho tutta questa fretta nel mangiare subito dopo allenamento, quindi ora sono le 12:45 più o meno, berrò tutta l'acqua, vado a casa, inizio a cucinare e con molta calma farò il mio secondo pasto. Prima di tutto riguardo al pane in busta, che vengo sempre attaccato, qui c'è da capire una singola cosa: una dieta per essere efficace deve essere sostenibile, quindi è importante capire che ci vuole semplicemente buon senso quando si fa una dieta. Indubbiamente esistono alimenti migliori rispetto al pane, quello in busta integrale, che poi non è per niente integrale, lo sappiamo, però ragioniamo insieme, no? Prendiamo una persona che non è abituata a fare la dieta. Quindi prendiamo, che ne so, a mio cugino, a mio zio, a mio padre, persone che non ambiscono grossi risultati estetici, ma anche magari una qualsiasi persona che per 20, 30, 40 anni non hanno mai fatto una dieta, no? Quindi quella persona solitamente la mattina si mangia o il cornetto o una pizzetta. Se noi a quella persona diciamo semplicemente di mangiare 50 grammi d'avena brutta, cotta, così che nemmeno gli uccelli mangiano con voglia, quella persona per quanto tempo riuscirà a mantenere la dieta? Ecco, quindi il ragionamento che faccio qual è? Noi non dobbiamo dare ascolto ai cosiddetti nazi nutrizionisti, che sono quelli che criticano e attaccano tutti gli alimenti. Noi dobbiamo pensare così: se costringo quella persona a mangiare un alimento che a lei non soddisfa, lei cosa farà? Tornerà a mangiare le schifezze che mangiava prima e quindi non farà alcuna dieta. In quel caso la persona ovviamente paragonerà l'avena, che è un ottimo alimento, al cornetto con la marmellata, che indubbiamente è ottimo. E per quanto tempo riuscirà a sostenere la dieta a lungo mangiando un qualcosa che non piace? Ecco, quindi il ragionamento è: ci sono alimenti migliori rispetto al pane in busta? Sì,
Ma ora paragoniamo il cornetto al pane in busta, cosa è meno peggio? Indubbiamente quel pane lì. Quindi alla fine dei conti dipende anche come una persona risponde a un determinato alimento. Quell'alimento lì mentalmente mi soddisfa molto. Io inizio la giornata, quella per me è il mio pasto preferito. Poter mangiare il pane tostato con le uova, con uno yogurt, che per me è quasi come un dolce, diciamo, nel secondo pasto, mi soddisfa molto e mi fa affrontare bene la giornata e mi fa essere costante e preciso con la dieta. Quindi voi dovete pensare così, quando tirate all'estremo qualsiasi cosa, indubbiamente poi da lì andiamo a perdere quella che è la costanza e la precisione con la dieta e di conseguenza perdiamo ogni singolo risultato. Questo non significa che io mangio il pane sempre, comunque tutti i giorni, ogni giorno. Io ho delle alternative, posso sostituire il pane con altri cereali, con l'avena, con la farina di riso, con le gallette, che lo so non è un alimento ottimo, però il ragionamento è sempre quello, è la somma che fa il totale. Io in giornata cerco di rispettare quello schema alimentare e cerco anche di mangiare in un modo che mi soddisfa, ecco, trovare il giusto equilibrio tra tutto è la chiave vincente per qualsiasi programma alimentare. Ah, e un'altra cosa importante, io attualmente non sto seguendo uno schema di macro e calorie. Spiego il perché. Con gli altri Food Day of Eating io facevo una sorta di dieta flessibile, cioè avevo calorie e macro da rispettare e ogni tanto cambiavo e variavo alimenti. Quindi io per dieta flessibile non intendo mangiare schifezze, non intendo usare come scusa, come giustifica le calorie per mangiare schifezze, ma intendo proprio quello che dicevo poco prima, rendere leggermente più flessibile la dieta per renderla un po' più piacevole. Ma in questi ultimi 3 mesi sto rispettando questo schema fisso, semplicemente per un motivo. Ritengo che quando puntiamo ad avere risultati leggermente al di sopra della media, dobbiamo cercare di non flessibilizzare tanto la dieta, cercare di prendere uno schema fisso e mantenerlo. Ovviamente, come vi ho detto prima, ho delle alternative, ma cerco di rispettare quello schema fisso. Quindi se mi chiedete, quante calorie stai mangiando? Quante proteine? Io ho quello schema proteico, quello schema di carboidrati per pasto e rispetto a quello e apporto le modifiche lì. Per dirvi, ora la mattina avevo 4 fette di pane, 40 grammi di carboidrati più o meno, qualche mese fa stavo a 75, poi da 75 sono passato a 60, da 60 a 50, 50 a 40 e così faccio poi per tutta la mia dieta pian piano. Prepariamo il pranzo, però prima vi devo chiedere umilmente scusa se mi permetterò di mangiare il merluzzo surgelato. Chiedo scusa, purtroppo non tutti possono uscire la mattina a pescare il salmone dei fiordi islandesi col ciuffo rosso e il dente a punta. Avete ragione. Faccio già questo anticipo perché ad ogni vuota etina day c'è sempre qualcuno che critica qualcosa e puntualmente chi mangia il pesce surgelato viene attaccato, però avete ragione, non tutti i giorni riesco ad andare a pescare, tantomeno a comprare il pesce fresco, perché sono abbastanza incasinato e quindi mi risulta molto più pratico e comodo mangiare il merluzzo surgelato. E quindi non vi offendete. Poi vedete, quelli che commentano sono quelli che mangiano i bastoncini Findus, però gli altri devono mangiare il salmone che zoppica e vola con... Chiedo scusa. Mi farò perdonare. Il prossimo Tina Day solo alimenti rari, inesistenti. Per voi che mangiate i bastoncini Findus, però gli altri devono mangiare gli alimenti quelli là, introvabili. È una domanda da farti. A me? Vieni qua. Un commento a freddo riguardo la pentola che ho fatto bruciare. A freddo? Allora ci penso. No, fai a caldo. A caldo, hai ragione, a caldo. A caldo non mi stai mai a sentire. In mia difesa, posso dirti, posso giustificarmi? Dici. È colpa loro. Ho fatto il vuoto eating, sto facendo vuoto eating a day per loro e nelle riprese mi sono dimenticato di spegnere. Non mi sei mai a sentire. Mai, è che ho sbagliato, scusa. Tutto. A parte che è prima mattina a cucinare, Gianca... Non devo mangiare. Ma prima mattina di mettere a cucinare... È colpa vostra, perciò ho fatto bruciare la pentola. 180 grammi di riso a peso cotto, che sono più o meno circa 45 grammi di carboidrati. Guarda qua, che precisione, eh? 200 grammi dei miei famosi merluzzi freschi appena pescati. Ci metto un po' di mix pepi e ci metto 2 spruzzate di quest'olio qui. In realtà questo l'ho fatto io, ho comprato un olio buono e ci ho messo l'abanero dentro. E poi ti sei toccato gli occhi. E poi vabbè, quello sono dettagli. E ci metto giusto 2 spruzzate e
Lime, tu che stai mangiando? Ah, io lunedì vado di filetti di tonno perché nessuno va dal, dal macellaio, quindi pazienza. Vado oggi pomeriggio. Ah, sei bel tonno, eh? No, è bello. E via con il mio secondo pasto. Questo pasto solitamente facciamo in modo molto veloce, dove in TV mettiamo qualcosina su YouTube, 10 minuti al volo e si mangia. Qui abbiamo allora riso 180 grammi, merluzzo 200 grammi e circa 200 grammi di broccoli. Integrazione. Allora prendo due compresse di questo multivitaminico e 4 compresse di questa creatina soft gel, sempre Tsunami. Bevo questo mezzo litro d'acqua e già sto a quota 2,5 più mezzo litro di stamattina, a quota 3 litri. Mi metto al computer e lavorerò direttamente fino a stasera quasi. Scenderò solo tra poco per andare dal macellaio. Dopo aver lavorato per altre 3 orette, adesso dovrei fare lo spuntino, che non farò. Siccome la sera ho molta più fame, preferisco spostare questo spuntino direttamente la sera e magari fare una cena leggermente più abbondante. Quindi ora mi faccio un bel caffè, come quello di stamattina. Prendo il caffè, finisco di allegare alcune programmazioni e scendo, che devo andare sia dal macellaio e sia al supermercato. 1,5 kg di fette di pollo a dadini, poi giusto 4 hamburger di filetto e va bene così. E tu giustamente stai dicendo, ma certo che sei proprio un coglione, sei andato dal macellaio e hai preso la roba al supermercato. Calma, c'è una spiegazione per tutto ciò. Diciamo che cosa ho visto, comprando tanta troppa roba al supermercato, o dovevo congelare la roba oppure non riuscivo a consumarla in tempo. Quindi il vantaggio di quella carne sottovuoto oppure il salmone è semplicemente perché si conserva più a lungo. Quindi non solo riesco ad alternare, cioè consumo un po' le cose fresche prese dal macellaio e non arrivo a buttarle mai, e consumo anche quelle sottovuoto che hanno una durata maggiore, hanno tutta una scadenza di 10-12 giorni, quindi bene o male riesco a gestirmi meglio così facendo. Questa è la motivazione, quindi non insultatemi. Adesso torno a casa, metto tutto a posto e vediamo che ora si fa, se faccio un'ora di cardio e poi mangio. Qui abbiamo la spesa, quindi qui abbiamo speso 73 euro, dove c'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 di carne, 4 di salmone, gli affettati a Miriam e 2 vasetti di yogurt Skyr. E dal macellaio ho speso 39 euro, pollo e hamburger. Cardio time. Ieri era domenica, quindi comunque ho lavorato, mi sono portato un bel po' di lavoro avanti, quindi oggi come regola avrei solo 200 messaggi da rispondere su WhatsApp, ho già finito tutte le programmazioni e niente, quindi ora mi anticipo il cardio, lo faccio già adesso, così poi dopo faccio una doccia, ceno, lavoro le ultime 2 orette più o meno e poi stacco. Cardio finito, 30 minuti dopo l'allenamento più 60 minuti ora. Calma però, contestualizziamo anche il lavoro aerobico. Ovviamente è poco sostenibile mantenere 1,5 ore di cardio al giorno. Ovviamente sono partito da un minimo di 15 minuti dopo allenamento e pian piano ho iniziato ad aumentare il lavoro aerobico nel tempo. Siccome ora mancano le ultime 5 settimane per questa fase di definizione, ora sto al massimo, all'apice del lavoro aerobico, e quindi ovviamente non vado ad aumentarlo più. Semplicemente a volte faccio un'ora a fine allenamento e mezz'ora in un'altra fascia oraria, oppure così come ho fatto oggi. Quindi questo è il cardio, così come la dieta, così come l'allenamento, va periodizzato, va impostato bene, e quindi non è che si parte con il massimo sempre subito e si mantiene per sempre, perché non ha alcun senso, ma si parte da un minimo e pian piano si aumenta. Cardio allora finito, mangio più o meno tra un'oretta, quindi come avete visto sia dopo l'allenamento e sia dopo il cardio cerco di non fare subito il pasto, faccio sempre passare un po' di tempo, perché probabilmente tu pensi al catabolismo e hai paura di perdere massa magra, ma in realtà il catabolismo ti aiuta anche a bruciare del grasso. Quindi ora faccio la doccia con calma, inizio a preparare il pasto, mi siedo al computer nel frattempo e mangerò più o meno tra un'oretta. Dobbiamo aspettare, quindi mentre aspettiamo che si fanno le zucchine e gli asparagi e le patate di Miriam, mi porto un altro po' di lavoro avanti. Ho cambiato i miei piani, stavo per fare la carne, invece no. Mangio 200 g di tartare, questa, con il riso, quello che ho fatto oggi ora di pranzo, e con le verdure che si stanno facendo qui. Siccome ho molta fame, ho abbondato un pochettino con le verdure. Ed ecco qui. 200 g di carne,
ci metto il limone, ci metto un po' di pepe, aspetto le verdure e via. Lo so, non è tanto instagrammabile, però io sono così, poco instagrammabile. Come integrazione in questo pasto ci metto 15 ml di carnipure e vi spiego il perché tra poco, con 10 g di glutamina. Vediamo invece Miriam che si mangia, bella hamburger. Hamburger di filetto, patate con la fabbrica. Bella, bella patate. Prendi. No. Prendi lo schiaffo morale. No. E il broccoli, giusto così per, di fastidio. Qui sono quasi pronti, aspetto giusto che si fa l'hamburger e verso e si mangia. Ora c'è casino, è normale, dopo mangiato sistemiamo tutto. Qua mi sa che faccio un macello. No? Sì? No? Sì? Sì, no, sì, no, no, che precisione, fino all'ultimo, cade. Bene. Ci metto un altro po' di sale e via. Quindi qui abbiamo 200 di carne, 180 di riso, abbondante verdure, il mio bicchierone. E andiamo. Riguardo la carnitina, se mi seguite già da un po' sapete che sono leggermente contrario, ma semplicemente perché molte persone pensano di ottenere dei benefici per quanto riguarda l'effetto bruciagrassi della carnitina, quando in realtà non è così. Io ora me la sto bevendo, ma principalmente perché ha dei benefici per quanto riguarda il recupero muscolare, la fatica muscolare e anche fa bene al cuore. Questo è, quindi non per l'effetto cosiddetto brucia grassi, anche perché chi ha già una dieta iperproteica non ha alcun senso integrare con la carnitina per avere questo effetto in più. Quindi io lo prendo per un altro motivo. Ecco qua. Lavoro un altro paio d'ore, adesso sono le 8, verso le 10, 10 e mezza faccio l'ultimo pasto. Quindi sì, 4 pasti in questo mio full day of eating, semplicemente perché questa è una cosa un po' strana e posso anche essere interpretato male, ma purtroppo è così. Quando sei in definizione è normale avere fame, è normale sentire tanta fame, anche se ho mangiato, vedi, più di 600 grammi di verdure, 200 di carne, quindi un chilo di roba, più l'acqua che ho bevuto, comunque ora ho fame. Quindi questo è qualcosa di positivo, chiamiamola così. Significa che il metabolismo sta molto ottimizzato, i processi digestivi sono ottimizzati e quindi è normale avere e sentire sempre fame. Che si fa? Ti attacchi alla... e niente, e si va avanti. Ma mi sto morendo di fame, mamma santa. Come devo fare? Mordirà una pizza. Iniziamo bene la settimana con una bella pizza. Gigantesca, buttiamo proprio tutto il deficit calorico già inizio settimana. Assolutamente no. Vediamo che mi mangio. Cioè, ho 20 grammi di carboidrati, mo, chi tante e chi niente, prestami qualche proteina. Ha 70 grammi di proteine ancora. Non lei ha 70 mangio. Grammi da consumare, non vuole. Dammela a me. No, 70 grammi, cioè no, quelli là reali. Ho capito, cioè, sì, di macro. Non 70 grammi di pollo. No, ho capito, se vuoi prestami 25, ma contento. Mangio 100 grammi di fesa. Ma io non ce la faccio mangiare 70 grammi. Che poi io sto aprendo e chiudendo il frigo, però io già so dove andavo a finire, perché non è che posso mangiare chissà che cosa, vabbè. Quindi mi sono ricordato che non ho fatto lo spuntino, quindi giustamente ho 60 grammi di proteine da mangiare, quindi... un vasetto di Skyr, che appariamo a 40, e 100 grammi di fisa, e arriviamo giusto a 60. Qui ci metterò 10 grammi di frutta secca e via. Come frutta secca ho ovviamente questo macadamia, che sarebbe il mix del coach. Io con la frutta secca l'ho creata. Questa qui trovate il link in descrizione. Vi faccio vedere com'è dentro, se solo riuscissi ad aprire una mano. Eccolo qui, ci abbiamo le, giustamente, macadamia, noci del Brasile, noci pecan, mandorle salate, arachidi e basta, perché sì, questo è, non è macadamia, guarda tu. E niente, e così chiudiamo l'ultimo pasto. Lo so, l'affettato non è proprio il massimo, però non mi va di prendere proteine in polvere, Ho molta fame, così almeno cerco di saziarmi leggermente in più.
Perché ho più fame del solito? Semplicemente perché oggi ho fatto più cardio. Sì, oggi ho iniziato ad aumentare leggermente il cardio e già questo poco di cardio in più che ho fatto mi sta facendo veramente soffrire molto di più la fame. Nonostante la verdura in più, niente, ho fame tutta la giornata. Ho deciso di gourmetizzare quest'ultimo pasto, quindi ci metto qualche 5 ml di aceto, come cazzo si chiama, aceto balsamico. Qui ci ho messo giusto 2 spruzzate di quell'olio a peperoncino, così abbiamo il salato e il dolce. Chiudiamo con questi integratori prima di andare a dormire. 2 capsule di melatonina, una di ala, una di ashwagandha, una di vitamina C e 2 compresse di insulin pur, che è finito, cioè giusto pure. Spero vi sia piaciuto questo What Eat in a Day. Sicuramente manterrò la dieta così come sta per le prossime 4-5 settimane. Non ridurrò più i carboidrati, non toccherò più niente, anche perché ho aumentato già il cardio, quindi lascerò tutto così e vediamo come arriverò, diciamo, a fine percorso definizione. Mettete un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi qui e su Instagram e niente. E ci vediamo, ciao!